Una vigilia di Natale e Capodanno di divertimento, sì, ma senza strafare, con musica e alcol. Mira a questo obiettivo l'ordinanza emanata dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che in occasione delle prossime festività natalizie ha deciso, così come l'anno scorso, di emanare un'ordinanza che limita il consumo di alcol e le emissioni rumorose per le vigilie del 24 e del 31 dicembre. Una serie di disposizioni indirizzate ai gestori dei pubblici esercizi come bar, ristoranti e locali simili in merito proprio all'organizzazione dei tradizionali festeggiamenti augurali. In particolare l'ordinanza dispone che nei giorni del 24 e 31 dicembre è consentito dalle 12 alle 19 la diffusione di musica solo all'interno dei locali ed esclusivamente mediante autoriproduzione. All'esterno i bar non potranno collocare diffusori acustici e la musica, solo se regolarmente autorizzata, potrà essere diffusa attraverso strumenti musicali. In ogni caso l'ordinanza chiede ai gestori di garantire il rispetto dei livelli di emissioni sonore in base alla normativa vigente. Nella stessa disposizione il sindaco fa anche espresso divieto di vendita e somministrazione e detenzione di bevande in bottiglia di vetro e lattine.